Caito, dottore, come sta? Ma guarda che sto come mi ha combinato sti capelli. È stato capace di mi rovinare a me. Hai visto, no? Qua, guarda qua, mi ha lasciato sta sciocca e caduta. Poi c'ha già tornato, ma c'è fatto tagliare una volta. Negato. Cioè, questo è una sola cosa, vapore, no? Oh, Sciampo è bravo, vapore, vaporoso, capito? Solo a tagliare, non sacci, 10 mesi e forbici in mano. Imbecille. Guarda, ridurre una persona così nel fiore dell'età, una ragazza d'oro l'avrebbe messo in un piedistallo quel cretino. Veniva in casa, piacere, Alfredo, piacere, tutte 6 anni. 6 anni c'è stato. Guarda che 6 anni, sono 6 anni, sono già 6 mesi. Sparito. Chi l'ha visto, l'ha visto, l'ha ridotta a uno straccio, povera ragazza. Senti, ma il dottore Caito come sta? Sta come sempre. C'ha questa cosa, anzi a me madre mi ha visto il dottore, dice scusi lei è fidanzato, dico no, fidanzato è un cretino, imbecille, io sono il fratello, dice guardi comunque se vede il fidanzato gli dica che questa ragazza avrebbe bisogno di svagarsi, di sfogarsi, insomma. Ho detto, c'ha bisogno di sfogarsi, sì, sono 3 anni, l'ha lasciata, ha voglia di sfogarsi. 3 anni che ho detto, sfoghi lei, dottore. Per dire, no, dico, io sono il fratello, non so mica sfogare io, no, dico, io questo qui l'ha lasciata 3 anni, sono 3 anni, l'ha lasciata, c'è stato 6 anni, non vuole uscire di casa, non vuole vedere nessuno, io ogni tanto glielo dico, conosci qualche amico mio, dico, se vuoi conoscere qualche amico che c'ho io, dico solo se vuoi conoscere qualche amico io Mario ho sposato mia sorella. Parla sincero, allora dimmi sincero, guarda a me mi fai schifo te, la tua sorella, la tua cognata, i tuoi parenti, la tua zia, allora parla sincero, lo so e non ti faccio la domanda, no? Guarda che con te proprio è impossibile a parlare, sai? Finché si parla di scuole, macchine, cose, si è adorabile come vogliono, come si parla di Gabriellina, si mette in mezzo argomento Gabriellina, cagnera così, a così, diventa una persona. Ho capito, grazie, grazie. Basta, vai. No, allora non ne parliamo proprio più, va bene? Lasci stare. Arrivederci. Ma guarda nuovo, con tanta gente che ci sta, la ci sfuga proprio a tua sorella. No, la sfogo io, non ti preoccupare, la sfogo io. Vai tranquillo. Sembra stia a vendere un sacco di ciliegie. Comunque la mia sorella... Oh, una da voto, tu e tua sorella, sono uscito dalla macchina fino a capo. Oh, non posso neanche parlare della mia sorella da me, così. Così, stai parlando con me? Ma chi parla con te? Io parlavo da me. Sono venuto qui a pensare alla mia sorella, ho detto a voce alta così. Sì, esco, mi seguo, una volta mia sorella. A te ti ho detto, se la vuoi sposare, mi rispondi. Una volta la vuoi sposare. Ma tu non capisci, noi siamo due amici, mi fai queste domande, mi metti in imbarazzo. Ho capito. Fine delle trasmissioni. Vabbè, fine della trasmissione. Basta, non è venuto nemmeno, no? Posso neanche parlare della mia sorella da me? Fine! Non sai la cosa, è vero che ha passato sul treno, no? È inutile che mi metta... Ho visto. Oh! Casellante! Quanti ne passa? Hai voglia quanti ne passa qui? Tanti! Oh, Casellante! Tanti quanti? 5, 6, 7, di più, c'è lo smistamento. Lo smistamento? Che è lo smistamento? Che ne so, è lo smistamento? Mettono un imbecille al servizio del pubblico? Che è lo smistamento? Che ne so che è lo smistamento? Lo so perché è lo smistamento? No, non voglio sapere niente, sta calmo.
Allora, vediamo si deve ritrovare la gente. Che si fa, insomma? Che si fa? Adesso ci sono spettati i treni, che si fa? Se tomba un coppo passaggeri. L'unica cosa è pigliare questa stradina qua e vedere se si porta quella da parte. La conosci? Che sta qua, sta stradina qua, no? La conosci? Che sta qua, sta stradina... l'ho vista questa qua, ho detto la conosci o non la conosci? Prima di tutto stai calmo, perché non sono casellante. Ti sto dicendo, andando di là, la stradina per forza ha da portare qualcosa là e si scava il passaggio insomma, a livello. Insomma non la conosci, io la piglio, eh. No, tu allora pure lascia perdere e aspettami 6-7 treni. No, la piglio, la conosci, hai detto? Io non, la conosco così, andiamo, si va là e si va. Se questa, no? Dice, che dice là? Legnano. No, va dritto, va. Vai dritto, vai. E va dritto. Sì, sì, vai dritto. Oi, che c'è? Diritto del casino, vedi se è bastata la macchina. Bene? Stava buona quell'acqua. Wow. Per le pecore. Per le pecore. La trombetta, bene. No, non ho detto per le pecore. Per le pecore. Oggi, madonna, ragazzi, una giornataccia proprio. Guarda come si muovono lì. Mamma mia. Guarda, capo, tu non te ne accorgi, io ti voglio dire che stai calma così. Io ti voglio bene e tutte cose, tu non ti rendi conto. Quando sei antipatico, mamma mia, quando cominci a fare chi là nervoso, chi là. Capo, tutte queste cose a cazzo si ripercuote pure nel lavoro, a scuola. Io lo so, sto fuori, perché te bambino che esci, che tu cacci fuori, stai sempre là fuori, vengono là e dici, ma un maestro che hai dei problemi suoi a casa, e dici grazie, e poi sono figli con lui, ma perché? Io lo so, è un lui. Periodo, non è per un parte la mia sorella, poi... Ma io lo so. Mi devo, ho problemi personali, insomma. Ma io ti capisco su questo, mica sto dicendo qualcosa. Scusa, levami una curiosità. Chi te l'ha detto quel fatto, Giacchetti? Cellulare che stai nervoso? No. Non mi ricordo di mai. L'ha detto quell'imbecille di Giacchetti? No, non me l'ha detto Giacchetti, vero? Infatti comunque Giacchetti è bocciato, sicché. Ma no, non me l'ha detto. Ma non ti preoccupare, non è che lo boccio per questa cosa qua, perché è bocciato dall'inizio dell'anno. Quando è entrato in classe ho detto questo lo boccio. Vabbè. Perché è istinto, so già chi passa. Sì, vabbè, fosse stato i Giacchetti comunque, sì, ma amici, tu oggi dicevi, guarda, l'ha detto i Giacchetti. E allora non è stato i Giacchetti. Va bene. Tu caccia tutti quanti, pure De Luca. Caggiù da lì, vicino a dice, da Luca, ma non ti preoccupare, anche i grandi sbagliano. Che grandi sbagliano, fatti le frasi filosofiche ai bambini, fai il mestiere tuo, non ti mettono a fare il bidello filosofo. Anche i grandi sbagliano, vieni a spiegare pure, insomma che si fa? Io. Tra gitti già, l'unica cosa è che gli abbrì, che la lucettina non l'ha crede. L'avevo vista prima anch'io. Boh, andiamo a vedere, va, andiamo. Poi in albergo, no, andiamo. Lo canta, andiamo, piove! E aspetta, no? Aspetta, piove, vai, si vede se c'è un telefono, no? Vai, bussa! Allora, bussa! E sto bussando, aspetta! Buonasera! Senti, si è fermata la macchina proprio qua vicino, no? Si è rotto, non lo so. Siamo tutti bagnati perché sta piovendo. Noi abbiamo fatto una corsa da lì a qua. E c'è un telefono per telefonare perché la macchina sta un po'... Siamo bagnati perché sta piovendo. Telefono! Si può... Ma si può dormire? Si... Qua, dormire? Si sopra? Sì. No, allora si... Sopra. Si dorme? Sopra. Vai, ti ho detto si può. Sopra? Sopra.
Tanto sempre dritto una serata. Vai, sopra, dritto, vai! Oh! Sopra, sopra. Oh, anche coraggio di Dio. Vai sopra, da te. Sopra, tu, che ne fai? Sopra, tu. Sopra. A me. Ora si addormenta, bagnati così. Vai. Grazie. Vai, sali, quanto ci stai? Il canino. Scusate. Ci salo. E allora? L'interruttore dov'è? L'interruttore della luce. La luce. La luce sopra. Ci sono le candele. Che c'è tutto sopra. E non c'è. Vai, vale, vale. Buonanotte. Buonanotte. Vai, vero, quanto ci metti? Sembra un vecchio di 80 anni. Zitto, non si vede niente. Sì, allora fammi venire a fatta a me tutto. Ti mandi tu, vai. Vado io, sì. Ah, che soddisfazione, forse, che uno scalino. Che fa? Che fa? Cambia. Mario, sono che dorme. Lascio su. Quanti noi dormiamo qua? Quella manda tutti sopra. No, no, sembra sorriso. Sì. Non cade di sta nel campo. Sta nel campo, un altro. Sono distrutto, mi dice. Io dormo vestito qui a pieno di animali. Sì? Che c'è? Quale animale? Dove? Ma che è pieno di animali? A me fa schifo, forse. No, ma qui sono letti vecchi, sono pieni di animali di sicuro. Ma io non ho visto pure io, allora. Gli apro un chilo, ma l'animale mi fa schifo. Chi è? No, facevo quello lì che russa. Non ci dorme lì. Facendo così, si smette di russare. Ma sai, però con il mio non puoi dormire, hai tempo su. Sei stanco, no? Sì. E tu? Ma vuoi venire di muovere o no? Non posso neanche muovere. Tengo paura che ti hanno. Allora allora sto fermo. Non riesci a dormire fermo, quando muovo dormo ti muovo di muovere tu qua. La posizione non si muove. Proprio che dormi così. Mettete un po', trova una posizione. Vabbè, dormo così. Trova una posizione. No, basta, dormo così. Voglio dei comuni. Dormo così, mi piace questa posizione a me. Trova una posizione a dormire. Fammi vedere, dice, così sto comodo. Io non lo so, però sto comodo. Stai comodo? Sì. Tanti che hai fatto pure in 12 mesi, non lo so. Forza, mi sono mosso, mi sono mosso tutta la notte. Sta pisciando la panetta. Sta pisciando la panetta. Chi? Ah! Vai, davvero. Sì, io vedo, stavo senta. Stanotte russava. È strano però, non so, ma questo. Sparate. Non sappiamo niente, stavamo dormendo.
che come a un certo punto abbiamo visto lui che è venuto al bagno, no? È venuto qua a fare. E a un certo punto è arrivata la. E lui ha le mani macchiate di sangue poi. Ma che significa? Ho toccato a lui. Ho detto. Che dici c'ha le mani macchiate di poi sangue? Poi questo qui russava tutta la notte. C'è da russare e lui. Facci maledetti! Luigi! Stava in bagno! Anche l'ultimo fratello, il più vicino, mi hanno ammazzato! Maledetti, madonna! Luigi, fermo il momento, non dare da ridere alla locanda! Tanto lo sapevi, no! Maledetti! Giorno. Sopra c'è uno che stava in bagno, no? All'improvviso. È arrivata una cosa nella. Si è morto ma per scherzo, penso, non è. Ma si è fatto più tardi per noi che dobbiamo andare. Siamo in. Sopra c'è un morto! Ma per scherzo! Per scherzo, ho proprio paura! Noi. Ma. Oh, ma dove siamo? A Frittole! Frittole? A Frittole! Mi sembra questa la maniera di andare vestiti così! O voi? Noi? Noi siamo vestiti bene, no come voi? Ma almeno normale. Senza. Cavalli morti, spade, ma vestiti. Ma che anni siamo? 1400. Quasi 1500. Non abbiamo fatto nulla. Dai io! Non sono pazzi, questa lei a mamma! Vieni qua, vieni Mario! Mario, guarda qui! Mario! Guarda qua! Te l'ho detto, si trovava! Imbecilli! Fa scherzo a due giovani! Che si affonda nero! Bene, bene, bene! Bene, bene! E quello è l'albero! L'albero era il più grosso, Saverio! No, così! Era proprio così, me lo ricordo bene! Allora la bocchina, 1400, Saverio? Sì. E cosa? Non me lo metti questa cosa di sangue, l'ho visto! Ma non dire così, Saverio! Mario! Saverio! La pianta era proprio più grossa, era più grossa proprio, ma era proprio più grande. Ma era più. E allora perché? Ma 20 volte, mica una, 20 volte più grande. Saverio, sta succedendo, Saverio? Cosa? Saverio? Dimmi. Saverio, non ti preoccupare. Saverio, dimmi. Sogni, Saverio. Eh? Sogni. Non capisco niente. Saverio, ho capito, Saverio, sono io. Saverio, Saverio, Mario. Saverio, scusa un attimo. Saverio, lascia un po', lascia un po'. Vai, 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 vai. Perdono. Senta, noi ci siamo persi, no? Lì c'è una quercia, era grande stanotte. Ora è piccina. Lui è un mio amico Mario, sta male parecchio. No, sì, insomma. Allora, noi ora siamo a Frittole. Frittole? Ora, lasciamo perdere questo Frittole. Non lo voglio sentire. Da questa città di Frittole, andando via da Frittole, uscendo, si arriva naturalmente a un'altra città che si chiama Frittole. Oh, aspetta, Saverio, no, scusi, perdono. Volevamo sapere una cosa, non si preoccupi. Cioè, noi qua siamo a Frittole, va bene, si sa. Ma che siamo veramente nell'anno 1400, no? Quasi 1500. Ma allora io vedo. Oh, quanto dura questo scherzo, Con una persona che sta male come Mario, gli ho detto prima, e continua a fare questo scherzo. Non sarebbe neanche per me, a me che mi interessa. Io lo scherzo lo reggo, è Mario che sta male, non reggo lo scherzo. Andare in giro vestito così, imbecille. Mario? Mario, vieni qui. Guarda che c'è Mario. Mario, come va? Mario, Mario, non fare lo scemo. Che hai detto? Mario, su! Saverio! Oh, Mario, guarda chi c'è, il tuo Saverio, Mario! Allora, è Mario, non me la fai vedere la mano, no? Lo sai che non mi piace! Mario, guarda chi c'è, il tuo Saverio, guarda! Mario, stai su! Mario, non ti preoccupare, Mario! Non ti preoccupare!
Guidellotto, non mi fa dire cose se ti potesse aiutare. È morto proprio... Cioè, la notte russava, questo è tutto quello che ha detto. Poi la mattina si è svegliato, già, morto. Ma non lo so, ma di che congrega erano? Come erano vestiti? Come erano? Guidellotto, non mi chiede le stesse cose. Se ti potesse aiutare, io ho visto, quando andavo alla finestra, c'era una cosa tutta nera. Giuliano Del Capecchio. Giuliano Del Capecchio. Non so, perché io già l'ho detto, perché noi veniamo dal 1900, si è rotta la macchina, siamo entrati... Ma lo lascia perdere anche te, sempre le stesse cose. Ma se sì, ha detto 40 volte la stessa storia. Fammi Carlo. E allora siamo qua, siamo... Vitellozzo, noi siamo... so che ora fatici, noi c'eravamo un campo, ci si è guastato il cavallo, Vitellozzo, noi siamo arrivati lì. Hanno ammazzato questo qui, ci siamo rimasti male. Ma chi è che va a ammazzare la gente, scusa? Ma che lo so, chi sono, non lo so. C'è la setta d'Andrea del Salomone con quelli di Savonarola, non lo so. Che Savonarola? Fanno un casino, vengono qua, danno fuoco a tutto. Fanno sempre buio, se ti metto un vestito più sgargiante, ti pigliano e danno fuoco. Se non puoi guardare le donne, non può andare in giro, se tu tocchi le donne ti tagliano le mani, non lo so, hanno rovinato questa cittadina, ma hanno morto il fratello più piccino, maledetto! Forza! Remigio! Sì, mamma, è morto. Come è morto? Come Ludovico? No, Ludovico qui, come Filippo. Qui? Come Filippo. Comunque, mamma, ci penso io, non ti preoccupare. Bisogna reagire. E tu, come finirai? Come Ludovico o come Remigio? Ho detto basta, mamma, bisogna reagire. Se finirò, finirò come il babbo. Qui? Come il babbo. Comunque vai a letto. Se vorranno prendermi, dovranno prendermi alle spalle. Bisogna reagire. Era la mamma. Ho detto. Noi, Vitellozzo, andiamo via. E vedremo che succede. Le nostre strade si dividono. A due anni. Ti ho detto di star zitto, ho tutto preparato, non mi interrompere, mi imbroglio. No? Sta zitto. Dicevo, Vitellozzo, che noi si va via. Non si conosce nessuno, però il mondo qualcosa ci offre a due uomini che... Vitellozzo, ce l'hai visto una stanza per stasera per dormire, poi domani si va via, scusa. Una cosa... Una stanza per stasera per me e lui, poi domani si va via. Ah, scusate. Ma siamo oggi, avevo una giornata un po', capirete, no? Sto male. Ma c'ho la stanza dei miei fratelli morti, prego, venite, venite, va a compagno. Come no? No, no, là c'è la stanza della mamma, no, di qua. Prego, prego. Allora, quello è il letto di Filippo e questo è il letto di Remigio. I vestiti sono là. Vestitevi un po' meglio perché non mi sembrate vestiti troppo. Bene, grazie, Vitellozzo. Allora, buonanotte. Grazie a voi. A me mi fate un piacere se restate. Sono rimasto solo. Buonanotte, eh? Buonanotte. Buonanotte, ciao. Via. Che fai? Ci sapete, ti ha preso la casa. Tu guarda. Mario, guarda qua che letto. Eh? La roba antica, guarda qua. Ricco questo Vitellozzo. Sapete, io ho pensato a una cosa, picciò. Come tornare nel 1900? E come? Un'idea, ma proprio può essere un giorno, è bello.
Noi siamo nel 1900. A noi è stato tutto un fatto psicologico, una cosa, siamo venuti nel 1900. No, hai capito? Noi siamo nel 1900, cioè, a me fa finta di niente. Domani mattina io ti vengo a citare, Saverio, Saverio, allora che... E tu normale, come proprio se niente fosse successo mai. Hai capito? Ah, io perché? No, allora tu piglia e dice, ah Mario, grazie, noi prendiamo la macchina, andiamo a scuola, devo telefonare per dire, no, devo telefonare a mia sorella. Cioè, insomma, è la prima volta, 1900. Poi c'è? Ma proprio una convinzione, convinzione. Convinto. Va bene? O convinto. Convinto. Domattina. Andiamo a scuola con la macchina. Ovvio. Oh, allora sì. Andiamo. Sì, l'ho detto. Andiamo. Mamma mia, caro. Hai visto? Non hai visto. Che hai visto? Giù sapevo. Ti vengo a citare stamattina là, sapevi? Allora, la mamma, non capiva niente più. Ti aiuta a fare segni, ma... Non la vuoi fare, non la fa allora, no? Va bene, lo fa convinto, vai, si torna là. Non signore, va buono pure qua. Vai, vai. Vai, allora andiamo. Oh, sì, sì, oh, andiamo. Visto questa mattina con questo pneumatico che si è sgonfiato senza frigorifero. Sì, la macchina. Si va in banca con la metropolitana. Se non si piglia la scossa con la corrente elettrica, si citofona. Ti faccio una telefonata. E si esce con l'autobus, va bene? Andiamo, vai! Allora si va? Sì! Lo sapevo già, pure mo' occhio. Allora, ho fatto convinto? Sì, convinto. A prima niente, solo la scuola e la cosa, mo' ti mettati i pneumatici, o citofono, tutto azzeccato, uno diceva, se ne accorgono, no? Chi? Chi ci ha mandato qua, o tempo, Dio, quello che è. Prima niente, poi tutto così insieme. Vabbè, allora... È sfacciata così, no? Va bene, vai. Allora, convinto? No, io vado via, fallo da te solo. Ma vieni anche l'ultima volta, prova te. Con piacere. No, io mi cambio, esco, ciao. Ma guarda, Mario, guarda che vestiti che c'hai, bellissimi, vieni a vedere. Ma gli provo da me, guarda, ma ho piacere mi fosse proprio se io torno a letto e rimane qua. Mamma mia, Carmen, che soddisfazione. Gli provo, guarda, proprio convinto. Allora. L'amma fa insieme, sapete che solo non mi viene, può piacere. Che c'è ancora qui, c'è paura del 1400. Io esco, ciao. Salve. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate. Allora, scusa, se uno metti vuole aprire la bottega, un negozio, come si fa? Ci vuole la licenza. La licenza? La licenza. Allora come da noi, come la licenza. La licenza. Allora qua è la licenza, che discorsi sono? Per un negozio, qualsiasi cosa ci vuole. La licenza. Anche per lavorare. Perché certo. Uno dice io voglio fare boia, appunto, no? Che posso farlo così oppure... E ci vuole la licenza. Ho capito, ci vuole la licenza. Caro Ugolone, io ti ringrazio, lo senti per questa cosa per male, lo vuoi vedere ora o preferisci... Ora è tardi, domani. Va bene, ma intanto siamo qui un secondo. È un bravo figliolo. T'ho detto, bravissimo, siamo amici, bro. Si sta qui, No. Ah, sono la chiave, guarda, senti. Davide Lozzo? Sì, Davide Lozzo, siamo... Parenti? No, parenti è meglio... Siamo amici. Amici. Ma lui è bravo, guarda, lui per fare... Te l'ho proposto perché ha già lavorato con un boia. Esperto? Ha già lavorato con un boia, è un ragazzo adatto proprio a fare l'aiutante del boia, come si chiama. Pronto. Da, prende la testa, eh? Vieni, te lo presento subito. Domani. È uno ricciolo. Domani. Domani. Ugo, è tardi. Mo' freddo. È tardi. Ugo, è secondo. Tardi. Allora, domani. Fai come ti pare, vai. Ciao, domani. Ciao. Ci ho la licenza, no? Ci ho la licenza. C'è lui una sola cosa, fa bene, no? Usciamo.
no? A tagliare. Vai, vai. Una cosa, guarda fuori. Oh, buongiorno, come state? Come sto? Ma... E voi? Come state? Saverio mi chiamo io, Saverio. 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 Io mi lascio soli. Grazie. Ciao Mario. Ciao Parisina. Ciao Parisina, sì. Parisina. Mario. Che storia tua, sì, mi hai lasciato tutta aiutata con questi qua. E chi te l'ha fatto fare, scemo, potevi uscire con me? Fuori devi vedere cosa c'è. Mi sono conosciuto 3 o 4 persone proprio da schiantare, proprio bellissime. Poi tutto uguale a noi. Per aprire una bottega ci vuole licenza, so. Per fare... si può fare tutto uguale. Si può... Io non voglio uscire, capito? Voglio tornare al 1900. Mi lascia lasciato una duchessa che parla tutti pipipi, se mi sentite, ma mi si paura perché tu mi hai raccontato tutti i filanci e cose. Dovevi uscire con me, sì. Dammi la soddisfazione, mettici un vestito 5 minuti. Ma anche 5 minuti, ma 5 minuti, vieni a io vedere. Io voglio tornare nel 1900, che cavolo, metto paura. Mario, non fare l'imbecille, vieni fuori a vedere, poi se non ti piace non esci più. Ma scusa, si torna nel nostro mondo, dice, sono stato ai 1400, che hai visto? Niente. Che ci avete detto? Non l'hai detto, avete visto il lancio cacca? Ma quello è un caso, è come se uno viene da noi, vede un incidente con la macchina, dice qui uscendo spiaccicano tutti. Ma sei, vieni con me, 5 minuti. Oh, io non voglio uscire, va bene, tu hai sei sciuto. Sei tu... convinto che ammazza tutti? Sì, sì. Domandiamo la Vitellozzo, lo saprà lui. Vitellozzo peggio ancora tutta la famiglia. Domandala, vieni con me. Non voglio ma venire. Ma vieni, gli si chiede, se ti dice di sì non esce, se no diverti. A me che le comerisci, mi dici. Ma vuoi venire o no, ma sei inchiodato. Guardi, ma vieni. Ma io non esco così. Ma guarda, tu fissato. Vitellozzo. Tu da 5 minuti, questo pensa che chiunque esce l'ammazzano, spiegaglielo te. Oh, ma che? Ammazzare ammazzano, ma ammazzano... Che gli farà loro ammazzano? Andate là. No, vai, ecco qua, guarda qua bene, eh? Mario! Mario! Senta, andiamo, no? Ma perché non devo... Ci vuole il carattrezzi per farti uscire nel... Stai fermo! Ma di che c'hai paura? Lo vedi? Sono tutti eleganti, ci vorrebbe una giacchettina. Vieni qua! Ma di che? Ci vorrebbe una giacchettina invece di uscire in camicia, è più elegante la giacca. Ma io me ne vado, ma quale giacchettina? Non me l'hai voluto su cappello? Cappello no, è l'unica cosa elegante che c'hai, no, imbecille. Non mi piace. Parabino? No, parabino! Non te lo levare, cappello! Guarda che sei proprio... Non mi piace! Allora fa come ti pare! Il cappello è l'unica cosa elegante che c'avevi. Ripiglia. Ma se non voglio uscire. Vabbè, allora non uscire, ormai ci sei. Guarda, qui succede niente, hai visto? Ti mangio qualcuno, qualcuno ti mangia. Allora, stai tranquillo, no? Cammina da te, senza mani, senza mani, non ti preoccupare, non mi tocca, cammina da te. Ma questa mano, che c'ha la mano qui? Ma si scende. Ma perché non devi camminare così? Perché metti scuro. Ma che vuol dire scuro? Vergogna. E allora, che vergogna di niente, cammina distinto, meno fai notare più uno... Cammina distinto tranquillo, eh? Eccola! Prendi il passaggio persona! Calmo, stai calmo, è pipì! È pipì! Non aver paura! Ma cogliuto pure, guarda, troppo bracci! L'ha buttato a sapere! Ma fanno schifo proprio nel nostro paese, fanno schifo proprio! Ma la smetti! Cioè, già non si lavano, ma vuoi tra la pipì a coppa al balcone e vedere come mi piglia una malattia, sì! Che è una malattia, ci sicura, stai calmo, però, stai calmo! Sicuro che cosa? Che ti credi che stiamo 1900, sì, sicuro! Che abbassi una malattia così, io picco una malattia e niente, sai che succede? Che succede? Sai che succede? Si muore, no, stai. Andiamo, si muore, andiamo. No, no, si muore, scemo, che non sei tu. Saverio. Che c'è? Che c'è? Ma... è un cavallo col carro. Ma c'ho paura di tutto. Stai zitto. Se non facevo, si mi ero pigliato tutto il camera. Signore, parlo per me. È una cosa... Ma poi basta con queste mani qui, ma sembra un maniaco sessuale. Ma stai tranquillo. Scemo, ti sta fermo che mani. Sta fermo anche te, vabbè, sto fermo con le mani. Ma sta zitto. Sembra ogni tanto che si può. Parla piano. Ma di cazzo la mano come le combiate. Fa una figura. Voglio camminare come voglio. Sta zitto, non ti tocca più, no, porcellana di Milano. Sì, si rompe, stai zitto. Beh, non lo puoi fare, sta zitto. Parla piano, vuoi dire una cosa, dimmela a me, capito? No, me lo voglio. Vai di là, dove va a caso quella città? Stai per bene. Perdono, scusi. Buongiorno, scusi. Mettiti qui tranquillo, non c'è pericolo di niente. Tranquillo. Ecco, stai tranquillo, lì fermo, lì dietro, più dietro vai meglio è. Scusi, cercavo un signore, non so se lo conosce, lei è deposta, no? Sì, sono deposta. Signore vestito tutto di nero, anziano, pelato, Ugolone. Ugolone? Sì. Il boio, sì.
Gustavo, Gustavo Troppo. Oh, che c'è? Oh, vero? Niente, ancora, niente che cosa. Porca miseria, l'ora di buio! Mario! Vieni! Vieni Mario! Bisogna chiudersi in casa! Chiudersi in casa! Vieni! Vieni Mario, bisogna chiudersi in casa! Basta, chiudersi in casa, non c'è pericolo, non aver paura! Andiamo! Vieni con me! Vieni Mario, vieni! Mi cannozzo! Le tiro la parte che ti resti! Dopo! Te la do io l'ora di buio! C'è qualcuno che la do per stare! Mi cannozzo! Le tiro la parte che ti resti! Vitellozzo, piacere, vai, chiudiamo. Meglio chiudere, Vitellozzo. Allora fate come vi pare. Mamma mia, che sei combinato! Questa ci costa una cara. Te finirai come Remigio. Come il babbo, t'ho detto. Se finirò, finirò come il babbo. Qui? Come il babbo! Ma che inventi? Non mi senti che inventi, ah, tu? Se a tre ore si inventa, che si inventa? Tutto si può mettere, non c'hanno niente. Sentire. No, no, tutto, fammi sentire una. Vuoi sentire una? La lampadina, la luce ce l'ha. La lampadina? Sai fare la lampadina tu? Perché non avevo visto la lampadina a vita tua? Io l'ho vista, però la casa è una cosa, tutta e si appicciava, tu la sai fa? Ci vuole tanto, l'interruttore non ci messo, fai la lampadina, poi il filo, la spina, attenti alla scossa, E tu la sai fa? Sai fare la lampadina? C'entra io, ci dice un elettricista qualsiasi, ma dice l'elettricista, se non ci sa la lampadina, allora imbecille inventa prima l'elettricista, poi inventa la lampadina. L'unica cosa che si potesse inventare è che a casa fanno proprio schifo, non avessero bisogno, è un gabinetto. Hai capito? Quello si sa fare. Che è facile, che là è una tazza, e può fare pure legno, se necessario, ceramica, cosa. Ma là, poi c'è lo sciacquone, e l'acqua si porta. Che già è una cosa più vicina. Sciacquone è un mistero, perché va via l'acqua e poi ritorna da sé. È un mistero, là ci saranno sistemi comunicanti, quasi. Ci sia un sistema, che nella lampadina c'è il sistema, lo sa fare. Sì, ma lei è facile, è meccanico, l'acqua va via e l'altra acqua che glielo porta. Lo sa fare o non lo sa fare? Sciacquone? No, cioè, per adesso no, se me ci metto, riesco a fare. Ah, se no, per me si fa un gabinetto, poi si piglia un secchio d'acqua e svoltare. Perché butti l'acqua sempre lì? E poi viene fuori, no? Devi fare il buco e finisce. Un buco, una ramificazione. Questa sarebbe l'invenzione del gabinetto. Oh, io solo questo, ma io non so ci fa niente, tu sai fare qualcosa, inventa, poi vieni a me e mi dici. Io sono pronto. Allora mi raccomando, in chiesa le donne guardarle fisse. Dominus vobiscum. In spirito tuo. Calza di nuovo, quanto si alzano tutti. Ora alzano anche te. Difficile imparare. Guarda là, guarda quella lì verde. Guardare? No, però basta guardarle, poi guardano loro. Guarda a sinistra. Guarda qui. Non ti posso neanche toccare, guarda. Guarda tu. Guardo io, vabbè, dopo se esco uno, cominciare a dire, ah, se guardavo anch'io. Guarda dove ti pare, guarda dove. 16-1. Quando si alzano ci si alza, quando ci si siede. Guarda là. Dava buono! Dai zitto! Allora guarda dove ti pare! Ah! Uscico Vitelloso, guarda Vitelloso! Mario! Quella lì, quello cappello celeste, t'ha guardato, guarda! Niente, cacco la mamma, quella lì con cappello celeste! Sì! Quella vicina a quella verde, no, no quella verde, quella verde è mia, quello cappello celeste, è bellissimo! Sto guardando proprio a mano! Sta fermo con le mani, guardate te! Quella è la più ricca del paese. La più ricca del paese, guarda. Leo qui, adonicente un filantone, esaltato una terra ogni entrare di scorsoisti, difficile e proviziosi. Tu te meriti se ti sento serafici confessori. Stiamo andando proprio a casa, guarda, ma non guardami, guarda, fisso Laura, da guardare. Fai male, no? Sì,
chiesa, urli in chiesa, c'è in tatti che sono venuto in chiesa con te. Questa è una creatura. Ma qui va bene, qui anzi. Ha oltre 15 anni. Ha voglia. Figurati, c'ha più di 15 anni, praticamente qui fanno proprio bell'età, qui crescano la svelta. Ma mo che ci fa? Ora deve. Che ti devo. Anzi, ci posso parlare. Con lo sguardo gli devi far capire che hai capito. Con lo sguardo. Gli devi dire sì, ho capito. Vai, però ci guarda, guardala, sì. Contiene supremiam auxilis. Sì, sì, ho capito. Tu mi dici sì, sì, ho capito. Ma che non si giri più? Ma sì, mi ha detto di fare come fanno tutte. Ora devi. Ora, ma non proprio non capisci niente. Ora devi. Ora ti devi alzare e andare fuori e aspettarla. E stai lì, anche se vengono gli altri d'intorno. Non andar via mai. Non andar. Alzati. Va bene, ecco. Vai fuori, esci, poi vengo io con la verde e ci esci insieme. Ad eum per dire meleano, di te con il regno, tan secolo, secolo per un amen. È una. Dominus, comis. Et in spirito tuo. Che benedica Dio, come il Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Dite missa est. Scusi, signore. Così, almeno per educazione, no? Lo sguardo. All'inizio della messa sto guardando. Mario, vai! Sotto sta gente. Tu vai, mi quando c'è. Io ho detto, mi dico, lo vedi, sono tutti i vai. Mettiti tranquillo, vai. Fermi, ragazzi. Ormai si è visto, no? Fatto proprio di natura fisica, c'è chi è più bello, chi è più brutto. Voi siete proprio più bruttini, scusate, non per me, per il mio amico che ha. Arrivederci, caro Serra Fiorenzo, arrivederci. Allora, pelata, qui, fosse facile così, allora io uscirei tutte le sere con Brigitte Bardotti. Arrivederci. Arrivederci. Abitate qua, bene. Con la. Vi fermate? Grazie, perché volevo dirvi solamente una cosa. Non voglio sembrare assolutamente quello là che va appresso le donne per strada, no? A fermare. Per carità, solo che mi sembra che mi avete guardato, mi sembra in chiesa che vi siete girato un momento. Infatti, vi ho guardato. Come mai? Sì, perché? Perché in chiesa gli altri uomini. Non fanno altro che guardare. E voi invece non guardavate mai. Sì, no, poi ho guardato, però. Avete visto? Dopo ho detto pure proprio che sì, ho capito per essere. Se c'è un'amica. Chiaro, insomma. E poi per il vostro modo di camminare, di guardare, per i vostri capelli, per i vostri. Che c'è? Sono più lunghi qua e più corti qua. No, lo so, lo potete dire perché lo so già, quello è Carmi, il barbiere mio. Ma quella è una cosa, cioè a tagliare, che l'ha negato. Cioè proprio non sa chi è che ci ha messo le cose in mano, le forbici, negato proprio. Eppure sta là a tagliare, guarda qua come. Non sa, cioè lui una sola cosa fa bene, che fa bene, mo, se mi fa così è lo sciame. Cosa? Lo sciame. Quando lava, cioè lava, no, io lo shampoo per i capelli secchi, i capelli grassi, capelli, andiforfo, lo shampoo, quando lava in testa. L'acqua. L'acqua, sì, ma lo shampoo è l'acqua ma con le bolle, va bene, insomma è l'acqua. Ma voi vestite così. Male. No, senza giacca, senza cappello, siete un artista. Digli no. Se c'è un'amica. No, sono uno. Sì, un artista, sì. Cioè, se no mi metti con la giacca e il cappello, no? C'ho tanti con le giacche e il cappello, però sono artista, non. Dipingete?
Fate il pittore? No, no, sono faccio musicista. Musicista. Fatemi sentire qualcosa. Adesso? Sì. Mario, l'amica. Cioè, mo non... Adesso così non mi viene, no? Non... Vi prego. Vi prego, è difficile scegliere una fra tutte quelle che... Cioè questa qua, no? Questa è bella, cioè bella secondo me, però è solo l'inizio. Non l'ho fatta ancora, ma perché sto scrivendo ancora, no? E fa così, proprio inizio, no? È questa qua. Così. Yesterday, boom, è la musica, la faccio con la bocca adesso. Na 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 far away. Yesterday. Na 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 na. E poi tutta questa melodia qua, insomma, no? Tutto su yesterday. È bellissima. Vi piace? È bella. Bella, 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 bella. Fa piacere che io non è che io la scrivo a volte pure per me, no? Poi dico, ma piacerà, non piacerà. Cosa, però a me mi diverto, no, a scrivere così. Via! Adesso devo andare. Dovete proprio andare? Sì. Vabbè, allora quando ci possiamo vedere? Domenica, in chiesa. Domenica prossima, in chiesa. Niente di meno, tra una settimana uscite un'altra volta. Vabbè, allora tra una settimana. Io mi riconoscete, no? Sono vestito così da artista sempre, senza. Va bene allora. Mi chiamo Mario. Io, il mio nome è Mario. Addio. Smesso di piangere, eh? Allora, che ho detto? Allora, siamo via. Hai detto c'è una via? Sì. E quando ci si vede, che l'ha detto? Hai detto quando... Cioè, non ce l'hai chiesto, te non l'amica, Saverio? Non fa l'imbecille. Mario. Saverio? Mario, non... Dai, zitto, lo so, non scherzare su queste cose qui. Non ce l'aggiudo. Mario, sono passato due volte lì a dirgli c'è un'amica. Lo so, t'ha sentito, ma non aggiudo, ho l'opportunità proprio ci ho chiesto. Non fare l'imbecille. Sono mandato via tutta questa gente qua. Lo so. Sono passato due volte e tu gli sei chiamato un amico. Lo so, e parlando di cose non ce la ci vuole. La prossima settimana, cioè la prossima quando ci vediamo ci ho chiesto. Ma questa non me la dovevi fare, Mario. Questa non me la dovevi. Ora si tornerà, si bussa un secondo, dice, scusi, me l'ho dimenticato una cosa, c'è un mio amico, c'è un'amica prima. Scemo, no, la bussa non... una volta, che le viene una volta là, Mario. Tu facista gli a bussare a porti uno, scusami. Sì, per un amico vero lo farei. Ma non dice le scimità, va. Lo farei giurato. Comunque, sì, se, no, va bene, va bene, ho capito che tipo sei, ho capito. Ma la prossima volta ci chiedo. Signora, faccia passare, signora, faccia passare. Faccia passare. E poi, male, ci ho pensato tutta la notte, lo sa? Mario! Ho pensato tutta la notte e mi è venuta un'idea forse per liberarvi dell'ozio. Povero figlio mio, era l'unica cosa che mi era rimasta. Ma ci penso io. Ma! Oh, sto qua. Fa chiamare 5 volte sempre a dormire. Ha capito? Stavo dicendo alla Parisina. Mario. Parisina, allora. Stavo dicendo, stanotte ci ho pensato perché vostro sapere vi vuole bene. E mi è venuta l'idea, forse, per far uscire di galera Vitellozzo. No. Sì? Può essere. Grazie, Mario.
No, che grazie Mario, io dico stanotte, non lui, no Mario, io dico, ci ho pensato e mi è venuta un'idea, forse naturalmente, di parlare con una persona per far uscire di galera la Vitellozzi e per star meglio tutti. Sì. Grazie Mario. Grazie Mario. Ma e che è adesso? Grazie Mario. Allora, ecco, allora può... Si può dormire tranquilla, può dormire, eh? E la macelleria! E anche la macelleria, me l'ho scordato, ah, bravo, sì. Bravo. Ci penso io e lui, ci si pensa insieme perché si fa un turno a testa, una mattina e una sera, eh? Dovete darmi tranquilla. Allora vado ad aprire. Ma mica subito uno può... È tardi! Ma siamo proprio... Ma che posso fare? Ma lo torni a mattina, io non vengo, manco si mangi. Te ci vieni. No, io vengo tutti allora, i pomeriggi. Allora, vieni, digli alla farisina. No, vieni tu, vieni tu, io vengo tutti i pomeriggi. Ma noi no? Appena ce la faccio noi, ce la metti, voi gli capisci. Allora, la lascio a voi. Grazie, farisina, ci pensa Saverio. Grazie, no? Grazie Mario. Grazie Mario. Grazie. Vengo solo pomeriggio. Grazie Mario, non mi nomina mai a me, chissà come mai. Sai, ho avuto un'idea davvero per liberare Vitellozzi. Ma noi siamo due imbecilli tremendi, saponarola. Savonarola. Per liberare Vitellozzi, Savonarola. Vuoi addusonarola? No, dai, che si dice, fai, fanno passare. Come noi dicevo, vado dai papa, arrivederci. Allora, una lettera, quella mi arriva, no? Scrive Savonarola. Però mi aspettare questo fatto che si sa più cosa, non sembra niente. Ma perché ci mi metto in mezzo a muoia, proprio un capo sotto ruolo. Ma perché che lo vedi? Ma ne guardo là, gli ha scritto questa lettera, andato la pietà. Che ne sai, non siamo mica registrati, non ci sa licenza di niente. Lui si scrive una lettera a Savonarola dicendo, Savonarola, te se continui così finisci che ti bruciano, la vuoi capire o non la vuoi capire, Savonarola? Vabbè, vuol dire noi sappiamo che poi la lascia stare, che non ti conviene, ecco. Chi dice, ma ne guardi, che ci manca questa cosa? Ma non lo dico ma ti dico poi, non sono a Savonarola. Ci vengono tutti i pomeriggi, ci trovano a me e mi portano a me. Ma perché? Non ti preoccupare, io non sono a Savonarola, ma anche altre cose, intervenire politicamente su lei. Questo è il nostro cosa da fare. Dammi un foglio, scriviamo su. Dai, perché ci hanno messo un mese a ma zitto, si può diventare anche delle cose che servono per i morti, vieni. Non mi sono messo da un foglio, scritto con punti della macelleria. Ma lei è bianco, lo vuoi scrivere qua, no? Ma uno scrive al Papa dietro a un foglio con punti della macelleria, un foglio bianco, allora vuoi risparmiare, già. Dammi una penna, qua. Qui c'è la cartoleria apportata. Ecco. Allora. Tutte penne. Allora, ecco. Ma raccomando, sì. Saverio. Stai tranquillo. Con educazione. Vai. Allora. Cominciamo a fare i conosci, cercammo di fare un uovo a noi. Allora, detta te la lettera, va. Non si dove. Allora. Caro. Aspetta, prima la data, no? Fritto. Quanto se ne fu? Quasi 1500. Fritto le quasi 1500. Lo sai tu quando la vedi? Vabbè, chi scrive? Ti arriva una lettera a Roma, quasi 2000. Scusa mia, è estate quasi 1500, allora, mi informo io sulla data. Allora, caro... Aspetta. Caro no, mica il nostro amico. No, signore, fai. Inchiostro. Allora. Savonarola, aspetta, no, non scrivere subito. Santissimo Savonarola. Santissimo. Come sei bello, per esempio, come se volessi morire. Santissimo Savonarola. Ma scrivi, è come sei bello, dai. No. Santissimo Savonarola. Quanto ci piace. Quanto ci piace a noi due. Ma io si metto già casi in mese qua. Esclamativo ce l'avranno. Quanto niente, ci piace. Allora, se non si sa che sta l'esclamativa, mo che scrivi scusa le volgarità. Scusa le volgarità. Volgarità. E che vuoi dire? Savonarola? Che in ogni cosa è peccato. A capace che mi sono punto esclamativo, che è questa cosa qua, l'uomo con il puntino, è peccato. Allora noi ci mettiamo le spalle su. Scusa le volgarità. Le volgarità. Allora mettiamo la freccia, questo è un esclamativo, non è un... No, scusa la volgarità. Eventuale perché sennò... Avevo scritto come richiedo, no? Eventuale. Perché sennò chi lo diceva? Allora perché mi hanno scritto scusa la volgarità? Se non ci stanno volgarità vuol dire che volevano essere volgari, non ci sono riusciti. Ma c'è. Scusa le volgarità. Eventuale. Punto. Che... Come va? Santissimo. Santissimo. Noi no, no. Lascia libere Vitellozzo. Potresti lasciare libero Vitellozzo? Se vuoi. Ci do come Santissimo. Savonarola! Savonarola. Mo' c'è ci spiega per bene, capito? Vabbè. Perché si fa così? Savonarola. Cade. Oh,
No, anche digli lui è proprio uno per paura. Appunto, che possiamo dire? Savonarola. Sì, Savonarola. Che c'è? E che? Oh, diamoci una calmata, come dire, tutti insieme. Diamoci. No, sulla is. Diamoci. Diamoci una calmata, ma... Oh. Poi scrivi nel caso, scusa le parenti. Sì. E che? Ma qua pare che ogni cosa uno non si può muovere, che questo, quello è pure per te. Oh! No? Beh, sì, questo è quello. Oh! Due persone, personcine, noi siamo due personcine per bene. No, non pensare che non facciamo male a nessuno. Che non farebbero male nemmeno a una mosca. Figuriamoci. Figuriamoci a un frate, a un santo come te. Figuriamoci a un santone. A un santone come te. Anzi. Varrai più di una mosca, no? No, lascia. Guarda come metti in competizione. Anzi, già spiego tutto questo. No? Anzi. Varrai più di una mosca. Anzi. Ciao! No. No, qua ci vuole un saluto per bene, proprio, cioè da peccatore umile, capito? No? Noi ti siamo, cioè ti salutiamo con... Con proprio, non con... sappiamo nemmeno... Siamo... Ti salutiamo sì. Con la nostra faccia con la nostra... sotto i tuoi piedi. È proprio un massimo... Perché? Con la nostra faccia... Il peccatore, uno fa una penitenza. I tuoi piedi. Senza chiederti nemmeno di stare fermo. Puoi muoverti. Cioè che vuol dire? Cioè, la faccia sotto i piedi, adesso può camminare, ma così le pensi proprio a due. Bellissimo. Umile, capito? Bellissima immagine, esatto. Quella faccia sotto i piedi. E puoi muoverti. E puoi muoverti quanto ti pare quanto e piace. Ti pare. E noi zitti sotto. Vabbè. Noi zitti sotto. Punto. Scusa il paragone. La mosca il frate. Il frate. Non volevamo minimamente offendere. I tuoi peccatori di prima. Prima di salutare. Con la faccia dove sappiamo. Ormai gli si è detto. Cioè lui con la faccia. Due peccatori con la faccia dove sappiamo. Sempre sì. Sempre sì. Paesante, metti il cappello. Bravo. Se quello là è... Lo vedi? Ti piace? Forse anche è di modo per lui. Dio. Ci sono so che vuoi giungere. Ci è piace, parla. No, non si dica. Senti voce. Però... Guarda niente. Sento che stanno parlando. Poi guarda là, do. No? Fra quelli due alberi là. Guarda attentamente. Ci piace? No, guarda... Fino a mosse non giocano a palla. Ecco, allora, andiamo a vedere dai muretti. Però senza bussare. No, andiamo. Sì, se gioca a palla c'è qua. Grazie. Non siamo, no, siamo no, siamo. No, li fusci. La gitta, bussa. Guarda, ma si sa dire, si va, vai. Oh. Vai. Sì, ma sai che tu mi metti a terra. Mario! Passavo di qua, ho visto questa cosa che volava, questa, come si chiama, una sfera, come la chiamate? La palla, esatto, senza offesa. Ho visto questa palla che andava in aria. Ho detto, ma chi sarà mai questa che fa volteggiare questa palla, appunto per carità, senza, nell'aere? Ma che te ne frega a te della palla? Dice c'è un'amica. Mica da sola può volteggiare? Ci sarà qualcuno, una mano gentile o una mano
che la farà volteggiare nell'aere senza... Che fate stasera? Non è che state mica tutta la sera con la palla a far volteggiare nell'aere? No, questo è un gioco. L'ha inventato mio padre. Mario, non reggo più le gambe, Mario. Bello, questo l'ha inventato vostro padre. Beh, è difficile però, come si fa? Ora vi faccio vedere. Mario. Mario, non ce la fa più. Mario, saluta, gli dice un'amica, veloce. Mario, non ce la fa più. Ecco. Bello, come... Bisogna esercitarsi. Bisogna provare. Provare. Provare, provare. Provare, 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 e poi ci si riesce bene. Si lancia e si riprende. Anche due, tre volte. Anche due, tre volte? Cioè, la butti nell'aere, avviene uno, due, tre volte. Ma che cavallo montate? Non è un cavallo. Ma arrivo via, si casca. No, è una cavallo. Ti lascio ascare. Una cavallo, è una... Giurissimo. No. Saveria, si chiama. Sei buono, Saveria? Intanto, come ti fa cascare in terra? Sì, perché è stanca. Che siamo stati tutto il tempo a galoppare, abbiamo fatto... Ma la smetti con queste storie, c'è un'amica che si va. Buona? Buona. Porto nella stalla che è proprio stanca. Ci vediamo domani, allora vengo qui senza la cavallo, va bene? Addio. A domani. Dice c'è un'amica. Addio. Vai. Dice c'è un'amica. Vai. Accidenti. Addio. Addio. Quando si va? Va. Messere? Sì? Che? No, porca miseria. Una preghiera. Sì, vengo. Che gira. Prendo? Digli un po'. Gira, digli a casa. Ti porta. Vai, Saveria. Non ce la fa, gira. Sì, vengo. Saveria. Dai, buona. Buona, Saveria. Sì. Potremmo vederci anche stasera. Benissimo. Dove? Qui. Vi insegno a giocare a palla. No, a palla è... Palla è meglio di no, perché non... Cioè, già lo so, non ci riesco. Non è proprio da me, no? Dovete provare. Provare. Lo so, provare, ma non... Non ci riesco proprio. Cioè, proprio per queste... Giochi così, che acrobatici, che ci vuole tutta Mario, questa cosa, no? Buttina, aspetta, zitta. L'amica, dice, l'amica si Saveria, buona. Così, non ci riesce. Poi li vediamo domani, semmai. Va bene, io ci provo. Se volteggi nell'aria, riesci a prendere bene, se no, se ci sbagli la prima volta, è meglio che là, perché non è proprio il gioco per me. Mario, ciao. Vai, Saveria, vai. Andiamo a casa, vai. Vai, Saveria, un po'... Vai. Mario, Mario, casco. Adesso vedi, questa strada in discesa. Accidente a te. Poi porti te a casa. Mi ce la fa. Che male, si scende l'azione, ha capito tutto. La palla, sta fiore la palla, mi dice un'amica veloce che hai visto. La palla, butta la palla e mi va a volare. La palla. Sì. Sei zitto. Oh, e che è ancora in casa? Ancora in macelleria. Clienti? Sei avuto movimento? Ancora a macelleria, te ne sei accorto finalmente chi ci sta in macelleria? Senti Mario, io... Ah, si è andato devo... Posto. No, aspetta, no, tu, aspetta, lo dici no, una cosa, permetto, voglio chiedere una cosa, sì, siccome sì, ha scordinato, sì, volevo chiedere, come fai la canzone Domenico Modugno? Che va a volare. Domenico Modugno? Volare, oh, primo, come fa? Sei impazzito. Come fa? Nel blu dipinto di blu. No, nel blu dipinto di blu, volare, primo, come fa? Penso che un sogno così non ritorni mai. Cioè, non ne capisci mai di tutto. E allora? Senti, Mario, io non voglio scherzare, falla finita, stai tranquillo e stai attento a quello. Io sono stanco, ma sono proprio stanco di star qui a aspettare te la sera. Io sono sei sere che non ti vedo, va bene? Allora. Ti preparo la cena, va bene? Con quella signora che sta sempre a chiedere Mario dov'è, va bene? Ma che non porti su una casa? Sì, ora mi dici dove sei stato fino a quest'ora, ma me lo scrivi dove sei stato. Ma che non porti a tenga a mia moglie a casa? Sì, sì, te me lo dici, non solo a tua moglie, ma voglio sapere lo stesso. Io torno quando mi pare più alto, sono da cena fuori. Con chi? Tu non ti preoccupare, vado da Pia. Ah,
Ci sei stato anche stasera, imbecille. Tutte le sere vai, una settimana vengo la mattina e la sera qui. I turni di mattina se dovevano fare una volta per uno, lo sai? E allora te, da domattina ci stai te. Vabbè, domattina vengo io. Questo vestito a bischero qui te l'ha dato. Ma ci fatto fare... No, dove l'ha preso? Ma ci fatto fare un sacco. Da chi? Dal sacco. E come l'hai pagato questo vestito che costa un caro? Anche fatti tu, l'hai pagato che i soldi... Dove l'hai preso i soldi? Dove? Me l'hai fatto là, là. Da là? Stai dicendo da un'altra parte. Perché non me lo dici quando pigli i soldi? E poi, con i soldi che mancano lì, non si compra un vestito, si compra la sartoria. Ma ci ho cattato due vestiti. Uno quando sei sporco, l'altro. E poi ci faccio un regalo a Pia. Ah, gli avrei fatto anch'io perché poverina. Ci hai regalato una palla. Oh, una palla a Pia? Quella là si era consumata. Gli ha regalato una palla a Pia? Ci hai regalato una palla, esatto. Bravo! Bravo, perché sennò hai provato a buttarla in aria e ripigliarla anche 3-4 volte. Ma anche lei, ma sei nervosetto? No, no, non sto nervoso. Ma tu vedi tutto nervoso? Ma questo allora mi hai sputtato fino a che storia di meno. Come dicono tutte queste cose qua. Allora, guarda, Mario, io ho fatto una cartina geografica. Bravo. Non è per studiare geografica, ho fatto una cartina geografica perché io domani vado via. Tra 3-4 giorni quando ho finito il piano. Con te o solo, anzi meglio, perché io con te ho finito. Con te ho finito. Madonna buona, che è successo, Parisi? La macelleria è chiusa. Oh, che botte. Ma com'è chiusa? Eh sì, chiusa. Ma c'è Mario, è turno suo, Parisi. Ma no, non c'è. Ma come non c'è? O dov'è? La macelleria. Mario! Parisi, che c'è? Un biglietto. Un biglietto? E una lettera personale per te. Grazie. La leggo. Caro Saverio, stanotte non ho avuto il coraggio di dirtelo perché eri un po' nervoso, ma io stamattina sono stato invitato da Pia per una colazione in giardino con la famiglia. Ti avrei anche portato, ma poi ho pensato, è la macelleria che la vogliamo tenere chiusa? Saverio? Che bravo ragazzo, com'è attaccato! Sì. Ci vediamo stanotte tardi, tuo Mario. Ah, ho chiesto a Pia se ci aveva un'amica. Mi ha detto di no. Gli ho chiesto, sei sicura? Mi ha risposto, sì. Farabutto. No. No. Parisina, me lo lasci dire, mi viene anche nervoso. È proprio un farabutto, Mario, ecco. No. E poi è proprio rincitrullito. No. E lì no. E invece sì, ti dico, non capisce più niente, mi fa rabbia. Si è scordato tutto, si è scordato Gabriellina, vieni. E chi è Gabriellina? La mia sorella. È sposato? No. Sì, no, insomma, sono lì per... Sono stati mettendo d'accordo, non lo so, fatti privati con voi. Parisina, insomma, senti, si ricorda io tempo fa gli dissi che io e Mario ci doveva partire, tra 3-4 giorni, e invece no, bisogna... Questo perde la testa con quella ragazza, bisogna partire subito, stamani mattina, subito. Ancora? Ma dove dovete andare? Regina, gli ho detto il posto, non glielo posso spiegare, ma è una cosa che bisogna fare, perché è una cosa che serve a tutto il mondo. A salvare la gente, a farla stare meglio, a impedire la sofferenza come a lei che gli hanno ammazzato la famiglia, Regina. Allora potreste prendere il carro nostro, tanto ormai. Magari, questo ci farebbe proprio comodo, Poi può darci comunque che glielo riporto, perché noi ci ritorna, va bene? Parisina. Addio, Parisina. Addio, Saverio. Salutami, Mario. E digli che io gli ho voluto più bene che... Uguale. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, cantare, Cioè gli prima sono due e poi diventano tre, no? No, quattro. No, sono tre, l'ho scritto io. Volare, cantare, Ah, sono quattro, veramente. Perché poi me le dimentico, scrivo tante che alla fine... E poi dopo fa...
E volare, 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 volare più in alto del cielo, ma ancora più su, mentre il mondo cammina e si tinge di blu. E mentre così è tutto qua. Mi piace? Sì. Bello, questo. Mo però mi dovete dare il bacetto. Ogni canzone è il bacetto, va bene? No, allora un'altra canzone. Vabbè, basta, un'altra canzone ancora. Ma è difficile, mica mi metto là e faccio le canzoni. Io passo le notti a scriverle per voi. No, un'altra canzone. Mandatemi una senza canzone. No. Devo sempre, ogni volta devo cantare una canzone per avere un bacetto. Sì. Ma datemi uno senza che devo cantare una canzone. No. Ve ne ho già dati 4. No, me ne avete date 3, veramente. No, 4. Guardi un po', me ne avete date 3, mi ricordo le canzoni. È facile. Cioè, ho cantato prima Avanti Poco, ricordate? Avanti Poco. Poi Bianco Natale, quella dedicata a Natale, e Volare Adesso. E quella dei fratelli? Qual è quella dei fratelli? Quella che erano fratelli. Ah, quella dei fratelli, sì, avete ragione. Avete ragione. Me la cantate ancora? Mi piace quella? Sì. Quella è bella, infatti una... Bella. Però dopo un altro bacetto, allora se canto che devo proprio cantare, voglio il bacetto. Quella è bella, io ci tengo proprio particolarmente a questa qua, l'ho scritto in un momento così, no, che mi piaceva la fratellanza, così. Fa così. Fratelli d'Italia, l'Italia si desta, dell'elmo di Scipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia si è rivelata. Ameli! Oh, Ameli! L'ho vista. Scusi, signorina, devo fare un discorso al compositore. Senti, io vado via. Ma dove vai? Vado in Spagna. Lo sai che anno è? 1492. Quasi 1500. 1492, quella scoperta dell'America. Cristoforo Colombo che parte dalla Spagna e scopre l'America. Hai capito che è? Che vuoi fare? Io vuoi scrivere pure a Cristoforo Colombo, non è la lettera, ma vuoi scrivere a tutto qua. Ma che lettera? Cioè, bisogna proprio fermarlo di persona, andare in Spagna, bloccarlo, sennò una tragedia. Questo scopre l'America. Che ti hanno fatto, ma gli americani? Ma ti mettono una cosa in capo? Ma come, perché sono americani? Ma non, gli indiani, non si vede più un indiano pagare l'oro da nessuna parte del mondo. Io ho girato, non c'è indiani da nessuna parte. L'hanno ammazzati tutti, hanno fatto finta di essere arrivati prima gli americani. Ho detto agli indiani, e voi che ci fate qui? Gli indiani, noi ci siamo sempre stati, secchi tutti. Gli indiani che avevano scoperto l'America, altro che Colombo. Gli indiani stavano già lì, se non ci trovava nessuno l'aveva scoperta lui, ma c'erano già gli indiani, no Mario? Come se io ora vado in Puglia e dico, la Puglia! O pugliesi, sono 2000 anni, stanno lì, lo sapranno, c'è la Puglia. Invece no, l'indiano è stato sterminato. Non c'è un americano buono in nessuna parte del mondo. Non c'è un americano né nella cultura, né nello spettacolo, nello sport, nella... Lo sport su fuori, lascia sta Cassius Clay. Ma sei daltonico, sei Cassius Clay, è negro, che nasce i negri in America. Quello è africano, è stato esportato in America, fanno schiavi, ecco. Mario, bisogna fermare Colombo, vieni, devi venire, questa è l'unica cosa da fare per il popolo, per il popolo, per l'Italia unita. L'Italia bagnata dal Marione. Devo partire pure io. No, perché? Devo andare, questa è la palla, non ce la fai, perché hai delle cose queste che... Devo andare per forza. E le canzoni? Le canzoni me le canterò un'altra volta che vengo, non vi preoccupate. Vieni di qua, Mario, veloci, arrivederci. Ma dovete proprio andare? Dobbiamo andare. Un carro, c'è un cavallo legato, quando il cavallo va anche il carro, l'ho inventato io 3-4 volte, niente di meno, ci sono andato 10-11, arrivederci.
Pensa, Mario, gli fermatori di Cristoforo Colombo siamo! E poi non c'è un americano buono nella cultura, nello spettacolo, nello sport, nella gastronomia. Quanto te ne devo dire? Andiamo. Yeah, cammin, però mo non dici che non ci sta un americano buono in dello spettacolo e lo sport, perché allora vuol dire proprio che ho... devi essere convinto, me ne trovi uno e non si va, dimmene uno. Io sono convinto, però ce ne stanno. Dimmene uno. Uno qualsiasi, prima uno in ammette, ci sta... ecco a voi e... c'è un film con la grande ora, un film con Luciani, non è meno uno, vai, non ti preoccupare, mo ci vengo. Andiamo, vai! Ogni preso ci restano, va. Oh, i Beatles! Ma i Beatles sono inglesi, andiamo. I Beatles sono inglesi, Beatles. I quattro ragazzi di Liverpool, glielo sanno tutti, mi fai per scherzare, vai. Ma non parlano americano. Tutti sembrano americani, ma non sono. No, c'è... No. Lo vedi, non ce n'è americano. So, andiamo, poi cambiati, mi sembra il tuo autista, mettiti un vestito a viaggio, qui dietro, vai, scambia. Che calma, la strada è lunga, poi bisogna fermarsi nei Pirenei. Pirenei. Nei Pirenei ti devo far conoscere uno, vedrai. Hey! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga? Un fiorino. Oh, fermi. Oh, scusi il sacco, doganiere. Vabbè, posso andare allora. Scusi. Hey! Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Stavamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Che era caduto il sacco, no? Lui l'ha attraversato. Un fiorino. Ma siamo quelli... Andiamo, vai. Grazie. Hey! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sono uscendo, no? Un fiorino. Cioè, uno entra e esce, sbaglia sempre un fiorino. Siamo due, tre, sempre. Grazie, arrivederci. Oh, una cacciata! Mamma mia, come ho fatto? Vieni. Senta. Hey! Chi siete? Ma cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Hey! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Dai, ci siamo persi, è una sola la strada per la Spagna, ma là giù c'è uno, vieni. Scusi, signorina? Informazione! Oh, ragazzi! Che ti dà? Avvicci. Avvicci a noi. Ma ecco uno, siete lì. Ma meno male che mi ha ciucciato subito. Io? Che ci stia via dopo cosa? Così pazzo. No, non sono chiuso. Qui si può chiedere informazioni. No, vai, ci fa tardi, vai, ci chiederà. Certo. Vai. Leva, quella. Guarda, non chiuda. Levala! E non ce ne vengo! Tira! Levalo tu! E va bene, piantato! Ah, se ne vengo! È piantato per forza!
Vai. Poi, secondo, prima di tutto lo sai dove voglio scoprire l'India e non l'America, no? Sai, te sbagli perché l'India è da quell'altra parte che passi dall'America per andare nell'India. E gli si fa diciamo un piacere. Seconda cosa, ci si impedisce di scoprire gli americani e si fa un piacere a tutto il resto della popolazione mondiale, eh? Signor. Che la freccia, curaggio. Eh? Che la freccia non può fumare. Io lo dico così. Quella è della freccia. Mangia, sta tranquillo, mangia. Va bene, così. Che sta qua fuori con la freccia piantata. Perché? Perché voglio sapere questa ragazza. Il vostro? Sì. No. Ti guarda fisso. Signor? Eh? E sugia la carretta con la freccia. Signorina, purtroppo noi non capiamo nessuna lingua estera. E sugia la carretta con la freccia. No, dice a te, dice a te. E a me? Ti ha detto la freccia, no? No, abbiamo detto per prima cosa. È impossibile perché non abbiamo né cadetto né freccia. Stiamo dicendo proprio questo, no? Siamo venuti a piedi. Come fanno male tutti i muscoli dei cosci? L'ho detto io. L'ha detto lui. No? L'ha detto lui. Sicuro? Signorina, si stava proprio parlando, ha detto, Madonna che fatica andare a piedi per il mondo. Chi l'ha detto? Ha detto te. Tu io prima. Questi discorsi si facciano. Muy bien. Muchas gracias. Signore. Sono in giugno. Signore, è uscita ora. Ma se se ne accorgi, che cade il nostro in Italia, lei sta tutto dentro. Mamma mia, guarda. Abajo! Vai, vai, vai. È pericoloso, vai. Perché mi hai detto che la carretta non era tua? La carretta? Perché hai detto che non era tua la carretta? Tua! Mica è mica, la carretta, prima di tutto se vogliamo proprio parlare è nostra, no, al limite. No, signorina, il discorso è questo. Chi guida la carretta è sua, quello che... Ma perché? Non è vero, signori! Ma si scema, è la prima volta che guidi, la prima, non ho mai guidato la carretta. Stamattina mi sfigge, ho detto, fammi guidare la carretta, ma devo pagare, ma perché? Signorina! Mario! Mamma, guarda qua com'è bella! Che bella, è morta! Che morto? Sì, mi ha fatto stallare con una paura, un colpo fino a mo. Batte il cuore, è svenuta. Svenuta? Signorina? Allora si trovi invece. Fuimmi c'è via la carretta, via! Che si ci accigli? Americana, americanissima! Ti trovo ragione, no? Fermare Cristoforo Colombo! Mi dà ragione, bravo! Ma sta già formando! Ehi, ehi! Oh, io! Questo
Fanno bagno. C'è davvero. Colombo, ce l'hanno trovato. Che Colombo scemo, quasi di più. Leonardo da Vinci. Fai passare. Fai passare. No. Vieni. Leonardo da Vinci. Che non laga a barba così che gli capire l'uomo, hai visto? Un menù fritto in cuolla, Maria. Zitto, fritto in cuolla. Bellissimo. Fritto in cuolla, vieni qua. Subito là. Signori, oh, ma parlò noi, riguarda, noi ci serve questo, no, questo, la puoi costruire. Che te gliene frega lui, imbecille, per niente là. Lui deve capire che noi siamo due scienziati. Si deve passare lì in curiosillo, no? Dire cose che lui rimane, questi che gli altri. Appunto. Due scienziati, noi se ne sa tante cose. Lui. Esatto, ti dico qualunque cosa, niente, qua roba. Osservazioni scientifiche, te ricordo no. Ma e qualunque cosa che noi sappiamo è loro. Calmo, va. Stai calmo, serio. Ma 9 per 9 farà 81? Ma sei scemo, ma come in giro da voi? Pelle è finito con Leonardo, chiuso. Ma che buono, 9 per 9, fa 81. Ma che le tabelline a Leonardo da Vinci? La prima cosa che mi è venuta. Le tabelline. Cose scientifiche, scienze, fai parlare a me, sta zitto, fai parlare a me, serio. Nell'arancio c'è la vitamina C. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ingegnere. Chi siete? Siamo due, diciamo, colleghi, sì, no? Siamo colleghi perché siamo anche noi ingegneri, scienziati, scopritori, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto un sacco di brevetti. E inventiamo, mettiamo insieme, facciamo un sacco di cose. Che sta facendo qua? Io un esperimento con le palette e l'acqua, sì, le palette. La corrente. Corrente, palette, acqua, tutto. La corrente. Noi abbiamo fatto delle cose. La corrente, per esempio, è pericolosa. No, è pericolosa la corrente perché trascina, no? È una cosa pesante. Se lei prova un esperimento a nuotare, per dire, controcorrente, niente, non ce la fa la corrente, ti trascina un'altra volta, pure forte, uno prova, niente, cioè ti trovi un'altra volta trascinato, pericoloso, non per gli ingegneri, ma per chi nuota controcorrente. Senta, noi ha sentito, abbiamo parlato di queste cose, no? Volevamo sviluppare queste cose scientifiche che abbiamo detto con lei, se lei ci desse un po' di tempo, possiamo... Niente, vorremmo fare, diciamo, un consulto, se così si può chiamare, un consulto tra intelligenti, tra... E andiamo nella tenda studio. Grazie. Bene. Lei dirà, mamma mia, piano, ho detto, non solo cose materiali, anche cose di concetto, un filosofo. Prego, sedete. Grazie, grazie. Grazie, Leonardo. Grazie. Allora, non c'è da perdere tempo, Leonardo. Un po' emozionato perché è la prima volta che vedo. Allora, sì. Noi le cose che ti abbiamo detto là, questi concetti scientifici, c'è da costruirci sopra, c'è da fare apparecchiature. A noi sarebbero come, scusa per dire, noi da parte nostra mettiamo le idee, no? Cioè lavoriamo con l'intelligenza, scusa per. Tu costruisci. Cioè, tanto tu c'hai la cosa così, quello che viene fuori, alla fine, cioè, mettere un articolo che incontri, che va bene, alla fine, per carità, noi si divide 50, cioè 33, 33 e 33, uguale tutti, meglio mettere in chiaro, la roba succede, guarda lui, ti spiega lui. Allora, quante ce n'è di queste invenzioni che abbiamo in archivio, a te? La gente va a piedi o va a cavallo? Non è vero che si va a piedi a cavallo, c'è anche un'altra maniera, caro Leonardo. Come? Col treno. Treno. Bravo, hai visto? Allora, il treno. Il treno è costruito così, Leonardo, due binari, più facile così si muore. Ma lunghi, ma puoi arrivare anche in Africa. Te non ti preoccupare, se ne finisce subito è binario morto. Vai a lungo. Due pezzi di ferro. Dio, due pezzi di ferro li saprete costruire. Di ferro duro, due pezzi di ferro duro, con cose di legno dentro. Va bene? Vai con questi due pezzi di ferro, dove ti pare? Curvi, quando c'è da curvare, salisci, scendi. Leonardo, guarda. Ora disegno io, sì. Disegno peggio di lei, scusi se mi permetto, eh.
Allora, ecco, sa, pensa, ecco per le fatti binari. Questo è sul legno. E sopra c'è il treno. Tutto di ferro, fumo che sbuffa, tuff, tuff, c'è. Treno. 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 Come fa ad andare questo treno? Si butta la legna nella caldaia, il calore vi sviluppa energia, questo treno va. Brucia. Ma allora anche il camminetto va. Bravo, eh? No, il camminetto non va. Già, come mai? Non va, eh? Va bene. No, perché c'è un meccanismo diverso, no, del camminetto. Buttando legna si muove, buttando legna. Anche con la corrente, quella è un'altra cosa. Poi, allora, questo abbiamo detto. L'operaio, Marx, l'operaio, il capitalista sfrutta l'operaio, che non lo sa ad essere operaio, la coscienza di classe, lo sciopero, è scioperare. Oh, quanto mi vuoi far lavorare a me? Lo sciopero ci vuole. Guarda. Freud dice questo topolo, e che sei? Lapsus freudiano, la tua mamma ti piaceva, complesso di tipo. Freud, c'è l'inconscio, dentro di te c'è l'inconscio. Scusa, Leonardo, guarda un momento a me. Una cosa semplice, facilissima, termometro. O termometro, facilissimo, no? O termometro è una cosa di vetro, mercurio, sì. Tutti i numerini dentro, serve per vedere se c'è la febbre. Si mette qua sotto. Bravo. O in buco. Se il mercurio arriva 35, no? 35. Debole. Guarda me. 35, debole. 36. Normale, su tutte le lineette, 36,5, 36,4, vuoi avere 37,1. 36, normale, 37. Media. Guarda rosso, me. Rosso. Guarda me. 37 già rosso. Rosso, sì, ci ha avuto la mia sorella. 37 rosso, un po' di febbre. 38, ancora un po' più di febbre. 38 devi restare a casa. Non esci perché è freddo, una cosa. 39, 40, 41, 42 è rossissimo. Sì. Grave, cioè ospedale, capito? Un misuro, quant'è? 39,5, per carità, ospedale. E serve che può fruttare qualcosa. 35? Esatto, 35 fiacco, debole, cioè mi sento, non tengo genere di fanile. 38! 38, Leonardo, 38, Dio, 38 l'ha detto prima, ma è febbre, 38 c'è la febbre. Io ne ho... Vabbè, grazie, andiamo, vai, si va via, tanto non c'è verso, dai, c'è verso. Grazie, Leonardo. No, se vuoi rimanere te, rimani, io me ne vado. Aspetta un momento. Senta me, allora, Leonardo, con calma, non ci vuoi invigliare dalla... Tu vedi che se ci mettiamo, un semaforo. Capito? No, non dici sì, ho capito, poi non ne capite niente. Perché non mi dici non ho capito, io devo spiegare nada a voi. Ma non fa che lui hai capito, capito o no? Ho capito. Ho capito, però deve la faccio, ho capito, non ne capito. Allora vabbè, allora proviamo. Va bene, la regola prima. Fai attenzione. Pigli 40 carte. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, mischia. Metti qua, pa, alzo. Alzo per non imbrogliare. Bravo, esatto, per non imbrogliare, uno dice, ho alzato. Tre carte a te, tre carte a me. Per terra, attenzione, guarda, Leonardo, non mi fa... Per terra ci sta, sette belle. Asso di danaro, otto spade. Tu in mano di notte e bastone, capito? Sette belle, asso di danaro. Bravo, sette belle, asso. Allora vedi che non ne capite niente. E dici, sì, ho capito. Sta zitto, quando sto se, 8 per terra, non può pigliare 7 e 1-8, ti pigliava forse 8. Ma perché? Mamma mia, ma perché è una regola, lo gioco, proprio che dice a così, non si può pigliare. Vai, andiamo, vai, si va bene. Ma nemmeno la scopa, non so se... Lo so, è colpa nostra, arrivederci maestro, grazie, andiamo. Arrivederci maestro, però mamma mia, rogarmi, tu fatti la... 7 e 1-8. Oh, no, 8.
Muccio Sangro! Buona suerte! Traiga, por favor, este dos pasos a los señores que están aquí al final. Gracias. Espero que les gustas la comida. Los señores le mandan de beber para brindar a la salud de los esposos. Gracias, dimmela a me, caro Fredde, l'America è bella, l'America è grossa, dimmela a me. Capito? Perché lui là proprio l'aveva come, come presa, no? Allora dico un giorno, Fredde, per un po' qua, dici, no? Chi è Fredde? Alfredo, il fidanzato della mia sorella, quell'imbecille. Ma chi è Fredde? Alfredo, Fredde, Alfredo. Ho detto Fredde perché lui, insomma, capito? Dice, un giorno, completamente l'aveva proprio ipnotizzata. Lei non capiva più niente, era una persona che vagava così. Un giorno esco di casa, la saluto e incontro lui, no? Un giorno vado via, dico, Gabriellina, dico, io stasera rientro un po' tardi, lo sa che mi risponde lei? Ok. No. Ok. Lisa. Mamma mia. Proprio l'aveva prenotizzato. Mi si rizzò i capelli. Da quel giorno lì, qualsiasi cosa gli dicevo, sempre questo ok nella bocca. Ok. Io cercavo proprio di evitare. Non c'era verso, mi scappava delle cose, no? E volte la vedevo giù, dico, Gabriellina, che c'hai, senti male? Dice, no, niente, tutto ok. Madonna buona, mi veniva le... Ma sempre! Mario, stai tranquillo, non ti preoccupare, eh? C'è quella che ha tirato la freccia che poi è svenuta. Stai tranquillo, siamo in Spagna, fa finta di essere spagnolo, mettiti il cappello. Saluto. Pensimonios? No. Schifiltosos, no con gusta, niente. Ustedes son españoles. Come lo sto tutto duo. Sono spagnolo puro, tutto duo. De donde? Io de Madrid, nativos, perché poi sono uno che gira parecchio da tutte le parti. E usted? Io di dove sei? Io ho detto Madrid, dimmi. Ugualos, non conosci Ugualos, è un piccolissimo paesino vicino a Ugualos, difficilissimo trovarlo nella cartina, è provincia di Granada. Piccolo, c'è una casa. Ah. Che si dice Ugualos? Si dice uguale. E se dice? Niente, si dice... Olé. Hace mucho que usted está viajando en España? Ma, Madrid se dice de... No. Hace mucho que ustedes están viajando por la España. Ah, scusa, se avrò imbrogliato. Porca miseria, se stavolta non ho capito niente. Signorina, noi siamo italiani, tutti e due. Poi è svenuta e se c'è qualcosa dica perché noi almeno si chiarisce tutto, ce l'ha con noi? No, adesso non più. Ormai le navi sono partite. Oh, ecco. Meglio, no? Le navi sono partite. Partite? Che? Significa? Boh. Un proverbio spagnolo. Proverbio? Mettiamoci una pietra sopra, ormai le navi. Comunque sono felice di avervi trovato il giorno dopo. I proverbi, ragazzi. Tutti i proverbi. No, scusi, il giorno dopo cosa? Il giorno dopo la partenza di Colón. Di chi? Colón. La partenza di? De Colón, Colombo. La partenza di Colombo. Lo sapeva.
Per noi, per la presenza di Colombo, chi è? Perché Colombo è partito. Sì. Qui da Palos? Sì. Cristoforo Colombo? L'italiano genovese? Sì. È partito con tre navi? Sì. La Nina, la Quinta, la Santa Maria? Sì. Sfruttando i venti che soffrono verso occidente? Questo, guarda, non lo so. Vedi, allora, stai zitta, no? È partito. Io lo so, scusi, lei è ignorante nell'argomento senza offendere, ma lo saprò, io sono maestro elementare, è vero o no? Maestro? È la materia mia, lo saprò, io è proprio l'argomento mio preferito, tutti i giorni interrogavo, lo conoscerò l'argomento. Lo è Giachetti, dimmi Cristoforo Colombo. Sì, signor maestro, Cristoforo Colombo è partito da Palos, da qui, nel 6 settembre o il 3 agosto 1492. Ora siamo il 7 luglio, è arrivato a San Salvador il 12 ottobre 1492. Bravo, bocciato. Lo stesso perché Giachetti è uno, non l'ho mai potuto sopportare. Quando è entrato in casa ho detto, questo qui lo boccio perché non mi piace, lo voglio di lui, è vero? Non lo sopporterò, cioè proprio non ce lo dico dalla testa, detto, lo boccio. Lo boccio, Giachetti. Cioè, là proprio. E sicché come fai se è partito due mesi prima, Colombo? Siamo a 7 luglio. Se vuoi ci parliamo di un giorno, due giorni, no, due mesi. Allora questi studiano solo, imbecille. E poi dice Colombo è partito, perché lo dicano alla radio che parte Colombo, chi gliel'ha detto a lei, scusi? Perché io e gli altri soldati dovevamo fermare qualsiasi straniero sulla frontiera di Spagna, fino alla partenza dell'italiano, e ormai l'italiano è partito. Allora sarebbe a dire, lei ci ha tirato la freccia per lei è svenuta e noi siamo passati perché lei è svenuta? Sì. E Colombo, Cristoforo Colombo, la Nina, la Pinza Santa Maria è partito? Perché? Io, scusate, vado a domandare una cosa allo stesso. Scusi, signore, per sapere non è che... Cioè, ma Cristoforo Colombo è partito, no? Ma è partito come per dire... È partito? Sì, ma come per dire parto, cioè, non ha lasciato detto niente, che parte, non è che ha detto... senti Maria, non so come si chiama la moglie, no? Per dire, Maria, io esco. È partito? No, torno fra due, tre giorni. È partito. Partito, però. Signorina, lei non beve Cristoforo Colombo. Io sono venuto qua tre mesi prima a Palos, devo partire il 6 settembre, agosto, ora è luglio. Non è partito, è partito o non è partito, Colombo? Sincera, dica, sincera. È partito Colombo? Ha partito. Bravo. A ieri si è marciato. Bravi. Non è partito. Mi faccio venire qua a luglio, dice, parta a settembre. Ma oggi è il 6 luglio, il 7 luglio. 7 luglio. Siete. È partito il 6 luglio, l'hai detto pure che la prima... Ma io stampa, da 10 cazzotti in capo, che mi hai fatto venire fino al canuto, a dire che sta maniera, capito? Secondo me non è partito. Signorina. Allora lasciami, va bene? Due fa capire. Signorina, senta a me, un piacere. Sì. Cristoforo... Colombo, cioè Colombo, è partito con le navi? Sì, ha partito. È partito, Colombo. Non è che ha detto esco. Oh, se voglio, è partito! Forza, ci fa tempo, Mario. Aspetta, è fermo di un momento. Dai, più forte. Ma oggi è 7, faccio di 6, fermi dai due. Non vuol dire, fatemi il calendario. Fermi di partito! Colombo! Oh! Ma si fa! Non ci c'è più, ora no! Puoi passare! Lascia che qui, no! Colombo, puoi lasciare qui un secondo! Ma non ci siamo! No, non è mia partita! Colombo! Colombo! Colombo là, Udrani, che è mare del Coppola, là, ora mare, non ci sei più, sai? Partito, vai! Ho provato, ma non mangiamo una volta fino a Madonna in Italia. Mario, può darsi se gira di là gli si arriva con la vacca. Ma che si gira di là? Che già, no. Gira, di là che va, sì. Mario, a terra, sì. Siamo saperi. Colombo, Cristoforo. Non ci sta più. E non ti ricordo di far pigliare la pazzeria. Accidenti, a te che fretta c'è di partire subito in questa maniera. Ma tanto asciugare lo stesso, lascia stare me uccisa, prima là, fino a qua. Ora che gli dia la mia sorella. Mamma mia. Il Colombo? Perché lui fa sfugare col Colombo? No, Mario.
Mario, bisogna che lo dico. Dammi 10 cazzotti, Mario, me li volevi da prima, no? Dammi ora forte sulla testa. Ma perché la girano? Dammi 10 cazzotti, Mario, prima. Dammi 10. Se vuoi, avevo fermato, non ho un'altra novità. Ma perché? A prima ne volevo, ma basta, è utile questa cosa. Dammi 10 cazzotti. Ma si impazzito. Dammi 10. Si impazzito. Dammi 10 cazzotti, Mario. Basta, non che già siamo rovinati, che siamo 1400. Ma ti metti a fuoco, pazzo pure tu. Fredde, Mario, fidanzato della mia sorella. È americano. Era uno della NATO di Pisa. Se io per 5 minuti fermavo Colombo, questo imbecille non nasceva. E la mia sorella stava bene. Cioè, si fanno fino al capo a finire. Te donghi, cazzotti, ti facessi una capatana. Non ti rongo niente, lascia stare. E fa tutto questo a rischio e morire, sai, fino a Spagna, ma ti pazzo! In mezzo alla sorella! Dovresti un cazzotto! Lasci sta mo basta, non ti vega così! Si tornassimo là, perché a casa si sta proprio male. Tornassimo là, ma scusassi a Gabriellino, pensano un po'. Capito? Sì, ma scusate. Te la sposi? Sì. Te la sposi? Si tornassimo là per dire. A loro mi è sempre piaciuta. No, non mi è mai piaciuto, però sto dicendo, tornassimo là per casa, è così. Che se sei buono, ma sposassi pure io. La mia sorella sposata. L'hai giurato, giuro. Giuro, ti giuro su questa cosa sposata. Ma mo sto per dire. Giuro. Ti giuro. Giuro su questa cosa. Giuro su questa cosa, sì, ma si tornassimo là. Va bene, va. Proprio che si è tornato a quella durata, ci tu hai sposato, si torna là e sposa Gabriellino. E dicesse, vabbè, per dire, guarda un po', caro, sono arrivato. Hai capito? Vabbè. Si tornassimo una palla, basta, non ti vedi che così faranno pazzo. Thank you.